Salvatore Dama? Mi spiega questa proposta dell'abolizione dell'articolo 41 bis? Perché lei alla fine viene da una città complessa dove c'è una grossa infiltrazione camorristica. Sono al di sopra di ogni sospetto. No, voglio sapere. No, perciò mi incuriosisce a maggior ragione. Certo, no, scherzavo. Sì, gliela dico, però le faccio una premessa. Siccome è una domanda che ci è stata fatta, ovviamente spessissimo, perché mi rendo conto che salta all'occhio, sì. No? Per noi c'è un ragionamento più complessivo sulla riforma del carcere. Il carcere oggi in Italia è una discarica sociale, ci vanno soltanto i poveracci, quelli che non si possono permettere di fare altro, e ci tornano. Perché c'è una recidiva altissima e perché il carcere non dà alternative. Non c'è nessuna misura di reinserimento, si vive in delle condizioni inumane. Quelle persone sono persone che hanno diritto, anche se hanno sbagliato, anche se hanno compiuto dei crimini, comunque a vedere rispettati i loro diritti. Arrivo quindi al 41 bis. Il 41 bis riguarda questo discorso più complessivo. Per noi il discorso è pene giuste, pene misurate, ma non tortura, vendetta, perché noi sappiamo che molte volte, e anche qui, noi ci chiamiamo potere al popolo, ma non siamo populisti, non vogliamo parlare alla pancia di nessuno, noi vogliamo parlare alla testa, al cuore, vogliamo essere popolari. E allora diciamo che la pena giusta è una cosa, la vendetta, la sopraffazione, la violenza non devono appartenere allo Stato, anzi, lo Stato deve emancipare da questi sentimenti. E dunque, siccome il 41 bis, e non lo diciamo noi, lo dice l'ONU, è tortura, ed è tortura non nella misura in cui non fa comunicare il boss fuori dal carcere, perché quella è sicuramente una misura giusta, perché va mantenuta. Però, se una persona non si possa avvicinare ai bassi, o se una persona in difficoltà non possa ricevere un saluto dalla mafia, che cosa ha a che fare con la lotta alla mafia, con la lotta alla camorra? Secondo me, ha molto a che fare con la lotta alla camorra, ed è quella persona di sicuro, quindi a questo si odia, perché che in qualche maniera ci ha salvati. La rete ci salva e ci salverà. Sicuramente la verità è fatta. Io sono un cittadino, non per lanciare, lei è nato per mafia. Lei sta sanzione reputazionale. Perché se uno non lavora ed è strozzato, il rischio è che si faccia come dire contestare dalle file delle organizzazioni criminali. E la seconda riguarda levare i soldi dal basso. State cercando di far sì che le indagini vendano in salario. Perché dietro non c'è soltanto una grande domanda, dietro c'è una grande domanda. Non bisogna essere intrusi. E non bisogna lasciare degli spazi grigi nei quali questi signori fanno affari. Il settore dell'accoglienza è oggi, lo dice l'inchiesta romana, ma lo dice anche la cronaca quotidiana di regioni come la Campania, la Calabria. È l'affare per il sistema mafioso, per il sistema camorristico, l'affare con la maiuscola. Leviamo gli soldi dalle tasche, diamo lavoro alla gente. Secondo me queste sono le misure. Il 41 bis è una tortura. Non serve a niente nella misura in cui avere un poster nella cella non leva e non mette. È solo una pressione psicologica. E noi non dobbiamo esercitare la vendetta, dobbiamo esercitare come Stato la giustizia. Io ci credo molto in questa cosa e quindi anche se so che è impopolare, anche se so che qualcuno storcerà il naso perché è più bello sentirsi dire buttiamo la chiave, che muoiano tutti, ammazziamoli, torturiamoli, noi questo non lo diremo mai, perché siamo persone umane e vogliamo rimanere umani. Senta, voi siete a sinistra del PD come a sinistra del PD e Liberi Uguali, tanto per fare un po' chiarezza rispetto agli elettori che poi dovranno mettere la famosa crocetta X sulla scheda, quali sono le differenze tra voi e Liberi Uguali? Allora, intanto, Liberi Uguali, a me non ne parlo quasi mai perché non, diciamo, però lei me l'ha chiesto, quindi che non mi, come dire, preferisco parlare di me che degli altri. Però, no, ma le differenze non sì. Le, ci mancherebbe. No, diciamo che secondo noi non c'è soltanto la Ndrangheta e la mafia, dietro c'è la massoneria. Viva Giovanni Falcone! Viva Peppino Impastato! Viva Pippo Fava! Viva Paolo Borsellino! E viva Giorgio Maradona! Viva l'italiana volontà e la legenda! Ma anche del coraggio intellettuale della verità! Poi diventa contraddittorio. E mi faccio dire anche un'altra cosa. Le minacce al testa non le fa nessuno. Esatto. Le minacce al testa non le fa nessuno. Io ricordo tu che me le va. Scappi da qui! Nella diritta viva Casello! Viva il culo attivato! Ora guarda, non è che 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 non è che
dire, è l'unico strumento gratuito che si può usare e quindi lo usiamo. Però io credo che rispetto per esempio alle votazioni sul web, che sono utili in alcuni casi, penso al territorio